Ecco, Archer, hai sistemato Logan? Non ancora, ci sto provando, ma è un osso duro. Lo voglio morto, anche se fosse necessario far saltare tutto lo stato. Ci penso io, chiudo. Manda degli uomini laggiù, voglio Logan eliminato, subito. Inizio con il botto. Salve a tutti e ben ritrovati, ovviamente, dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Siphon Filter 2, dove oggi affrontiamo la missione del treno. Quindi United Pacific Train 101, agente Gabe Logan. Si è riuscito a scampare ad un altro attacco missilistico di Archer saltando sopra un treno merci. Poche miglia e dovresti ritrovarti in prossimità del luogo dell'incidente. Il tuo obiettivo è raggiungere il motore e cercare di bloccare il treno nelle vicinanze della zona dove sei diretto. Archer sta utilizzando il suo Black Hawk UH-60 per supportare l'azione della squadra incaricata di eliminarti. Piuttosto che lasciarti uscire vivo da quella montagna, distruggerà il ponte. La situazione è critica, dirigiti verso il motore ed elimina ogni agente sulla tua strada. Esatto, è praticamente una sorta di boss rush, dove noi dobbiamo correre fino alla punta del treno, quindi fino all'inizio del treno, per appunto completare la missione. Facessi sentire, stai bene? Sono stata meglio. L'adrenalina in circolo si sta esaurendo, ma mi basta per venire a prenderti. Ok, sono quasi sul luogo dell'incidente. Una volta presi i dischi, tratteremo con l'agenzia per il tuo vaccino. Bene, sto arrivando. Sì, a te ti pare. Allora, iniziamo subito scendendo da qui. E qua dovrebbe esserci... Ah, il giubbotto antiproiettile, però. Mi ricordavo ci fosse un'arma. Invece non c'è il giubbotto antiproiettile, vabbè. Mio piccolo. Diciamo. Le luci su di lui! Mi ricordavo ci fosse un'arma invece. Ovviamente non dobbiamo eliminarli tutti, anche perché non c'è... Oh, madonna mia, qua me la sono vista brutta. Ok. Non mi ricordo se c'erano quelli col giubbotto antiproiettile, perché... A un certo punto ci saranno quelli col giubbotto antiproiettile. Quindi... Perché mi ricordo che sono stati un grosso trauma per me. Aia. Ecco, tipo questo. Ok. Facciamo attenzione anche a non cadere dal treno, perché è un attimo cadere giù dal treno. Allora, fino a qua ci siamo. Ora qui c'è la parte quella al buio. Finché sono ad altezza d'uomo, sparare alla testa è la soluzione migliore. Ok, questi sono normali e abbiamo finito. Ovviamente salviamo la partita, però andiamo avanti perché questa missione è durata veramente troppo poco. Anche perché adesso c'è, se non mi ricordo male, la parte quella spicy del livello. Dove il treno appunto è stato manomesso.
distruggilo. Ma abbiamo ancora degli agenti sul treno. Non importa. Non voglio che Logan lasci la montagna e dobbiamo raggiungere subito il luogo dell'incidente. Distruggilo! Esatto. Il treno adesso deve essere fermato. E quindi c'è la seconda parte del treno. Una cisterna d'olio è stata distrutta dal comando dell'agenzia con una granata. Il treno si era diviso in due tronconi. Sei riuscito a scampare all'esplosione, ma hai poco tempo per guardarti intorno. Le prospettive sono davvero poco incoraggianti. Archer ha distrutto il ponte ferroviario situato circa 10 miglia dalla tua posizione. Il tempo rimasto non è molto. Il tuo obiettivo è quello di raggiungere il motore e bloccare il treno prima che raggiunga il crepaccio. Eccoci, ora bisogna correre. Esatto, qui adesso abbiamo addirittura il tempo. No! Oh, mi ha spinto! Incredibile! Mi ha spinto mentre saltava. Ma guarda! Ma non mi era mai successa questa cosa. Cioè io qua solitamente saltavo dritto per dritto. Non mi è mai successa sta collisione. Questo dovrebbe essere giubbotto antiproiettile, però. Sì. Ok, qua possiamo andare avanti, non c'è bisogno di... Non c'è bisogno di combattere sempre. Perché ovviamente non c'è bisogno di combattere sempre. Qui possiamo fare così per andare veloce veloce. Ah, ho fatto la cazzata. Volevo sparargli nelle gambe per... Per essere più rapido. Ok. Volevo sparargli nelle gambe per essere un po' più rapido. Visto che ha il giubbotto antiproiettile, quindi... No! Salta! Porca miseria, non ha saltato. Ok, qua possiamo andare dritti. Ma che cazzo è fatto di cemento armato? Eh sì, qua siamo un po'... Allora, qui possiamo saltare da qua in modo tale da fare questo. Qua facciamo attenzione perché siamo in pericolo. Ok. Madonna mia, questo è un casino. Ok. Eh sì, quel fattore che mi hanno tolto il giubbotto antiproiettile è stato un po' una merda. Però ce l'abbiamo fatta. Questi avevano il giubbotto, me lo ricordavo. Anche perché sono praticamente gli ultimi nemici che abbiamo. Sono gli ultimi nemici praticamente che abbiamo, se non erro. O almeno questa è l'ultima zona. Il livello è praticamente finito. Sono arrivato al motore, ma non credo che il treno si fermerà in tempo. È il momento del piano di riserva. D'accordo, sono in posizione. Sei pronto? Come okay. Sempre. E qui dobbiamo solo aspettare. Questo livello mi è sempre piaciuto particolarmente. Scene che si vedrebbero soltanto in uno dei più famosi James Bond o
Mission Impossible, dove praticamente Gabe salta all'interno dell'elicottero che Leon ovviamente ha rubato precedentemente e quindi poter andare via. Detto questo, direi che per questa puntata è tutto. Abbiamo fatto il doppio livello del treno, giusto per essere sicuri di farlo fino in fondo. Detto ciò, io vi aspetto con la prossima puntata e... beh, alla prossima. Bye bye!